grazie Giancarlo per la presentazione, ciao a tutti. Allora, iniziamo a parlare di questa giornata ricordando naturalmente che tra poche ore festeggeremo l'arrivo della primavera. Speriamo che questa primavera ci porti qualche buona risorsa in più. Esattamente quest'anno arriva sabato. Questa giornata è un po' confusa per il segno dell'acquario, quindi inizio dando due stelle all'acquario. Voi sapete che c'è, dal punto di vista astrologico, un quadro generale che vede l'acquario comunque vincente nel 2021. Poi ci sono le singole giornate che possono essere più o meno confuse. Ed è proprio questo il problema. Cioè, ci sono nati acquario che in questo momento commettono piccoli errori. Poi proprio questa è una giornata in cui sarà che ci sono troppe cose da portare avanti, sarà che magari la testa sta da un'altra parte, si inizia molto confusi. In realtà la maggioranza degli acquario sta in un posto e vorrebbe stare altrove, ha un progetto in mente e non riesce ad adottarlo e adattarlo alle situazioni che stiamo vivendo, quindi c'è un conflitto. Ora, conflitto non vuol dire anno negativo, conflitto significa anzi anno che potenzialmente può diventare importante tagliando rami secchi, cercando di fare delle cose nuove. E poiché ci avviciniamo alla primavera, posso dire davvero che l'acquario, assieme ad altri segni, dovrà fare delle pulizie di primavera anticipate anche nel settore amicizie e altro. Oggi un po' più pensieroso il segno dei gemelli, due stelle. Si tratta della giornata un pochino conflittuale, ripeto, anche per come tutti i segni d'aria, acquario, gemelli, bilancia, c'è la giornata no, ma in generale possiamo parlare di un periodo sì. La giornata di oggi vi trova un pochino confusi, qualche piccolo errore può capitare, insomma. Facciamo, ci arrabbiamo? No, magari potrebbe, quando qualcosa non va bene il gemelli si arrabbia, potrebbe arrabbiarsi. Però è anche vero che il segno zodiacale dei gemelli, ricordiamolo, è governato da Mercurio, e Mercurio in astrologia rappresenta la parola e il linguaggio, quindi filtra le sue emozioni attraverso quello che dice. A volte i gemelli diventano imperiosi, diventano anche piuttosto, come posso dire, forti nel linguaggio per incutere timore. Però ricordiamo che è un segno di aria e quindi alla fine, anche quando sgrida, anche quando si arrabbia, alla fine è molto positivo e, se può, diciamo, indirizza al meglio le persone che ha attorno. Tre stelle per il segno del toro. Allora, cari torellini, vi annuncio in anticipo, a parte la giornata, che aprile e ancora di più maggio saranno mesi di grandi e importanti novità, perché questo è un anno che ogni tanto vi dà da pensare. Però, ecco, tanto per inquadrare la situazione, è un anno che conferma le cose che avete fatto negli ultimi due, come se vi venisse dato un riconoscimento. Quindi io non vedo questo 2021 come un anno molto attivo a livello di creazioni, a livello di programmazione. Però se avete fatto delle cose buone, avete iniziato delle cose buone negli ultimi due anni, saranno in qualche modo confermate. Ed è proprio un po' quello che cercate. In attesa però di queste conferme, che tra aprile e maggio ci saranno, anche un premio può arrivare tra aprile e maggio, una conferma, magari chi ha fatto a lungo praticantato prenderà una situazione più fissa, stabile. Però ecco, non pensate a questi giorni come a giorni che risolvono i problemi, quindi anzi probabilmente siete in attesa di qualcosa che sta per arrivare, però a volte vi sentite un po' messi da parte, cioè la creatività del toro in questo periodo non c'è, oppure siete molto affaticati, oppure in famiglia vi manca un appoggio, un aiuto. Il segno del toro dei tre segni di terra è il più romantico, però vuole sempre avere un riferimento, no? Quindi attenzione, se state con una persona del toro e siete lontani o magari non avete modo di vederla sempre, cercate di essere presenti, almeno con una telefonata, con qualcosetta, qualcosina che possa far sentire i toro amati. Andiamo al segno della Vergine, tre stelle. C'è una luna un po' agitata, ma insomma sapete che comunque questo è un anno che vi vede protagonisti, più di così, vi ho detto tante volte, adesso non faccio nomi e cognomi, sennò poi si arrabbiano a casa, cioè tu parli dei whips, no, non parlo dei VIP, io parlo insomma di riferimenti. Nella realtà abbiamo visto tanti Vergine andare avanti, addirittura anche molto molto in alto, no? Adesso c'è chi ci governa in qualche modo. Dall'anno scorso in qualche occasione è capitato di vivere già delle cose in più. Vergine, Capricorno, Toro, nonostante la grave crisi mondiale, se la sono cavata. Adesso lo stress è tanto. Tra l'altro, proprio in questi giorni ci sono troppi nodi che sono arrivati al pettine, delle decisioni che dovete prendere e non vi va di prendere. In realtà la Vergine è sicuramente molto capace, però se attorno ha delle persone
non proprio eccezionali, può trovarsi in imbarazzo. E forse le tre stelle le meritate, anche se non è colpa vostra, per questo motivo, perché vi dovete barcamenare in una situazione in cui vi trovate di fronte a chi non capisce, a chi comunque magari vi invidia. Andiamo al Sagittario, tre stelle. Mi chiedo se attorno all'11 di marzo c'è stato un momento un po' giù di corda. Tra l'11 e il 14 abbiamo avuto una situazione particolare. C'è stata una fase lunare un po' pesante per il segno del Sagittario. E allora è circa una settimana che molti sono giù, che nei fine settimana possono aver caricato delle tensioni, o magari ci sono state delle distrazioni, oppure qualche giramento di testa, che ne so, qualche momento di stress. Allora, siccome voi siete sempre forti, volitivi e reagite con molta attenzione e energia a tutti i momenti complessi, andate avanti. Come? Pensando al futuro. Per voi è sempre importante avere un progetto per il domani. Se è condiviso con le persone che amate e stimate, ancora meglio, perché insomma fare le cose in due o in gruppo è meglio. Quattro stelle per il segno del Cancro. Allora, un po' meglio il segno del Cancro. Tra l'altro, domenica. Io ho letto su qualche rivista di Giancarlo Magalli che sta cercando l'amore. Allora, se lo sta cercando... Sto cercando di mettere ordine tra la folla. Ecco, esatto, quindi mentre lei assegna i numeretti, esatto. Ecco, si ricordi che domenica può essere la giornata migliore proprio per un incontro. Preparatevi per tempo e comunque ricordatevi che in generale, però, dal 20 al 30 marzo i Cancro dovranno evitare complicazioni anche per quanto riguarda il lavoro. Ci sarà qualcuno che vi porterà a fare delle polemiche, ma vi spiego meglio poi dalla prossima settimana. Il Leone, 4 stelle. Chi non vi ama non vi merita, e probabilmente anche voi, come altri segni, avete iniziato a fare le pulizie di primavera. Quando un leone non sta bene con una persona, non è che si mette lì a tirare la corda. Sì, può comprendere, capire, ma a un certo punto dice basta, come si dice a Roma, ciao core, ecco, si va avanti. Allora, per molte persone nate sotto il segno del Leone, questo è un momento di grande forza, ma ci si rigenera sulla base anche di cambiamenti che sono necessari. Non rimpiangete situazioni che avete chiuso. Il segno della Bilancia, 4 stelle. Allora, insieme al segno del Cancro, anche voi in questi ultimi giorni di marzo dovrete fare delle scelte che pesano un pochino. C'è addirittura chi deve rivedere un accordo, un contratto, oppure in famiglia c'è una persona Bilancia che è un po' giù di corda. Come mai, visto che questo è un anno dominato da Giove e Saturno favorevoli? Perché su 365 giorni ci sono anche dei giorni di crisi. Se si taglia il superfluo, poi le cose vanno meglio. Le famose potature si fanno, anche insomma, in giardinaggio, per poter permettere alle gemme di crescere meglio, ed è un po' quello che state facendo. Il segno zodiacale dello Scorpione, 4 stelle. Dopo una settimana, quella passata pesante anche a livello fisico, mi pare che abbiate recuperato una bella energia. Tra l'altro, domenica per tutti i segni di acqua sarà speciale, sarà intrigante, sarà di bella per le relazioni e per le amicizie, quindi datevi da fare. 5 stelle per l'Ariete. Io vi premio, lo so che è un momento difficile, lo so che siete anche stanchi, però fino all'anno scorso non avevate le armi per combattere, sempre in termini naturalmente non reali, realistici, armi psicologiche, mentre adesso avete la forza per reagire, e forse per questo siete anche un po' rabbiosi, ma la voglia di arrivare e superare i problemi vi porterà lontano. Il Capricorno mi sembra un po' impensierito, ma oggi 5 stelle le merita perché è una giornata che si conclude bene, abbiamo anche una luna favorevole, quindi nei rapporti con gli altri c'è un buon legame. Attenzione solo a livello fisico, siete molto provati. Chiudo in bellezza col segno zodiacale dei Pesci, perché questo cielo, anche in vista di aprile, può portare le prime buone nuove che riguardano anche le questioni di lavoro, che non ho molto considerato nell'oroscopo perché tutto un po' si è fermato. L'amore aspetta solo una vostra parola. Se sarà detta domenica, andrà ancora meglio. Vi abbraccio. A te, Giancarlo. E noi ricambiamo. Prendiamo l'abbraccio. Ricambiamo l'abbraccio a Paolo Fox, che ritroveremo.